Questo è Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network e offerto da Sofos con Sotto Attacco, il primo podcast italiano sulle storie dei grandi crimini informatici. Ascoltalo sulle maggiori piattaforme di podcast. Per la società in cui viviamo è rassicurante distinguere costantemente tra buoni e cattivi, tra guardie e ladri o tra inferno e paradiso. La verità, però, è che quando si tratta di vicende umane, il confine tra il bene e il male si assottiglia pericolosamente. È per questo motivo che alcune storie ci spaventano, ma ci attraggono dannatamente. Storie come quella che racconteremo oggi, che ci ricordano quanto sia facile per una vittima innocente trasformarsi in carnefice. Nel 1957, a Mezzanino, in provincia di Pavia, nasce una bambina sfortunata. Il suo nome è Milena Quaglini. E fin dalla tenera infanzia dovrà fare i conti con un'esistenza difficile, fatta di abusi, di violenze e di botte. Il padre, alcolizzato, picchia regolarmente sia la moglie che le figlie. La madre, invece, è spesso in balia di una morbosa gelosia nei confronti del marito. La giovane si porterà dietro i segni di quelle violenze per tutta la vita. Non a caso, infatti, all'età di soli 19 anni, Milena scappa di casa e si mantiene a fatica svolgendo dei lavoretti saltuari nell'area compresa tra le province di Como e di Lodi. È qui che conosce un uomo gentile e premuroso, con il quale decide poi di sposarsi e di mettere al mondo un figlio. Forse è stato quello l'unico periodo della mia vita in cui mi sono sentita davvero felice. La loro favola, tuttavia, è destinata a durare ancora per poco. Un evento tragico si abbatte infatti sulla famiglia di Milena. Il marito, che era di gran lunga più anziano di lei, si ammala di diabete e muore nel giro di pochi mesi. Milena rimane profondamente sconvolta da questo lutto. Sente di aver perduto quella felicità tanto agognata che ora le sembra irraggiungibile. Dopo la morte del marito, si trasferisce a Travacossicco Mario, dove trova lavoro e conosce un operaio cinquantenne di nome Mario Fogli, che diventerà in breve tempo il suo secondo marito. A differenza del primo, tuttavia, Mario Fogli si rivela un uomo violento, morbosamente geloso e prevaricatore, che cambia lavoro frequentemente e che non riesce a garantire una stabilità economica alla famiglia. Le litigate furibonde e le umiliazioni sono all'ordine del giorno e Milena viene spesso picchiata selvaggiamente. La donna cerca conforto nella pittura e nell'attivismo politico, conduce una vita apparentemente normale, cerca di sopportare come può l'infelicità domestica. La coppia si trasferisce poi a Broni, in provincia di Pavia, e lì Milena darà alla luce altre due figlie, con le quali cerca di essere amorevole e affettuosa nonostante i problemi con Mario. A questo punto Milena vorrebbe tornare a lavorare, ma il marito le impedisce di cercarsi un'occupazione. Secondo lui, infatti, le donne che lavorano prima o poi finiscono sempre per tradire il marito. Qualche anno prima di conoscere Mario, però, Milena aveva cambiato diversi lavori ed era riuscita persino a trovare un'occupazione stabile come colf a casa di un anziano di 83 anni.
L'uomo, che si chiamava Giusto Dalla Pozza, si era mostrato da subito gentile e disponibile nei suoi confronti, fino al punto da prestarle 4 milioni di lire quando lei ne aveva avuto bisogno. Nell'ottobre del 1995, però, a Giusto Dalla Pozza accadde qualcosa di terribile. L'uomo fu trovato agonizzante in casa sua, in stato di coma a causa di una profonda ferita alla testa, e morirà poco dopo. Nel corso delle indagini per la sua morte, Milena spiegò agli inquirenti di averlo rinvenuto in queste condizioni e asserì che non era la prima volta che l'anziano cadeva sbattendo la testa e ferendosi. Nonostante le tracce di sangue e i disegni di trascinamento facessero pensare ad una colluttazione, si finì per derubricare la morte del signor Dalla Pozza ad un semplice incidente domestico e l'indagine venne così archiviata. Un ricordo, questo, che rimane vivido nella mente di Milena, che nel frattempo, esasperata dall'infelice matrimonio con Mario Fogli, sprofonda sempre di più nella depressione e nell'alcolismo, fino ad arrivare a compiere diversi tentativi di suicidio. Mi tagliai le vene con una lametta e avvolsi i polsi in degli asciugamani. Poi mi misi a letto e chiusi gli occhi, convinta che non li avrei mai più riaperti. Dopodiché non so cosa sia successo. Tutto ciò che ricordo è che mi svegliai in ospedale, con una flebo attaccata al braccio. Una notte di agosto del 1998, al termine dell'ennesimo litigio, Milena ha uno scatto d'orgoglio e si ripromette di non voler più sottostare ai soprusi del marito. Quelle torture non possono più andare avanti. Devono finire quella notte stessa e a qualsiasi costo. Così Milena attende pazientemente che il marito si addormenti. Dopodiché lo immobilizza con le corde di una tapparella, legandogli mani e piedi e facendogliele scorrere intorno al collo, e inizia a stringere forte, sempre più forte. Nel frattempo Mario si sveglia e cerca di divincolarsi, ma è tutto inutile. Milena lo colpisce alla testa e non accenna a mollare la presa attorno al suo collo. È una donna minuta, ma in quel momento si sente fortissima. A darle quella forza sovrumana sono la rabbia, l'odio, l'esasperazione e la sensazione di aver sopportato fin troppo e di doversi quindi fare giustizia da sola. Forse Milena si vede come una principessa delle fiabe che cerca di salvarsi dall'orco crudele, senza però l'aiuto di alcun principe azzurro o di una fata madrina. Una volta esalato l'ultimo respiro, nasconde il corpo del marito sul balcone, coprendolo con un tappeto, e ripulisce tutta la casa prima dell'alba. Le bambine, nel frattempo, non si sono accorte di nulla. Soltanto la mattina dopo si deciderà a telefonare ai carabinieri, sussurrando con voce tremante una frase degna di un thriller. Pronto, polizia? Ho ammazzato mio marito. Durante le indagini emergono subito i maltrattamenti di Mario Fogli, dimostrati da una precedente denuncia di Milena per violenze domestiche, dalle testimonianze dei familiari della donna e da quelle dei vicini. Era risaputo, infatti, che Mario bevesse e che fosse solito dilapidare il proprio stipendio. Tutte queste circostanze, unite ad un'efficace strategia messa in campo da Licia Sardo, l'avvocato di Milena, garantiscono a quest'ultima il rito abbreviato ed una condanna tutto sommato lieve di soli 14 anni di reclusione. Riesce anche ad ottenere gli arresti domiciliari, che però infrange più di una volta. Una leggerezza, questa, che le costerà il ritorno in carcere nel giro di pochi mesi.
Tuttavia, prima del suo rientro in prigione, un altro atroce evento sconvolgerà nuovamente la vita di Milena e di chi le sta intorno. Il 6 ottobre del 1998, soltanto un giorno prima che la Quaglini tornasse in carcere, viene segnalata la scomparsa di Angelo Porrello, un tornitore cinquantenne con precedenti molto recenti per violenze sessuali commesse nei confronti delle figlie, per i quali aveva scontato 6 anni di carcere. Verrà trovato soltanto 3 settimane dopo, il 25 ottobre, nella concimaia accanto alla sua abitazione, in avanzato stato di decomposizione. In un primo momento si pensa a un crimine legato al passato violento dell'uomo, alla luce anche del gesto di gettarlo nudo in una concimaia, da considerarsi come una probabile espressione di scherno o di disgusto. Le indagini si concentrano sulle 3 figlie e sulla ex moglie, ma nessuna pista risulta davvero convincente, almeno fino a quando gli inquirenti non scoprono i legami di Porrello con una donna che aveva conosciuto da poche settimane, una donna che risponde al nome di Milena Quaglini. I due si erano conosciuti soltanto poche settimane prima e avevano una sorta di accordo di aiuto reciproco. Porrello cercava una donna delle pulizie, mentre Milena, che nel frattempo era stata rinnegata dalla madre, cercava un tetto sotto il quale trascorrere gli arresti domiciliari. Ma adesso che Angelo è stato ucciso, è lei la prima ad essere sospettata. Non passerà molto tempo prima che Milena decida di confessare al suo avvocato difensore, Licia Sardo, di essere stata lei a compiere il delitto. La donna racconta anche il movente dell'omicidio. Non ne potevo più di essere picchiata. Ad ogni schiaffo che prendevo da un uomo, rivivevo tutti quelli presi da mio padre. Perché io sopportavo, finché non mi facevano qualcosa di intollerabile, che mi faceva esplodere. E allora, quando mi scattava quella reazione dentro, mi veniva una forza tremenda, incontrollabile, e non riuscivo a fermarmi fino a quando non respiravano più. Nella sua confessione fiume, la Quaglini racconta di aver stordito Porrello con una forte dose di sedativi disciolti nel caffè e di averlo trascinato nella vasca da bagno per poi annegarlo mentre si trovava in stato di incoscienza. Dopodiché avrebbe trascinato il corpo nudo di Angelo nella concimaia dove sarà ritrovato 20 giorni dopo. Ciò che lascia di stucco gli inquirenti è la straordinaria forza fisica che questa donna dal viso dolce e sottile sia riuscita a dimostrare nell'occultamento del cadavere di Porrello. La stessa forza bruta che si era già manifestata in occasione dell'omicidio del primo marito. Non c'è mai stato alcun sospetto di complici. La polizia scientifica conferma che la Quaglini ha senza dubbio fatto tutto da sola. Sembra incredibile per una donna che si descrive come remissiva, timida, abituata a subire e a sopportare. Incredibile, ma non impossibile. Dopo la confessione, è ormai palese agli occhi di tutti che Milena sia una vera e propria serial killer. I giornali la chiamano la vendicatrice del Nord Italia, un soprannome quanto mai calzante, visto che la Quaglini condivide dei trascorsi di soprusi e di violenze domestiche comuni a tantissime altre donne italiane, salvo che nel suo caso, invece di continuare a subire, Milena decide di vendicarsi. In questo senso assume un significato particolare una frase che pronuncia quando viene arrestata. Non sopporto chi usa la violenza contro di me.
È per questo motivo che punisco i maschi violenti uccidendoli. Alla luce dei nuovi sviluppi, le indagini sul passato di Milena si riaprono e così le viene imputato anche il delitto di Giusto Dalla Pozza. Ormai appare chiaro, infatti, che la sua morte non possa essere stata il frutto di un banale incidente domestico. Anche in questo caso, Milena crollerà in breve tempo di fronte alle domande degli investigatori. Nella sua confessione racconta che Dalla Pozza avrebbe tentato di violentarla e che lei si sarebbe difesa colpendolo alla testa con una lampada. Secondo la Quaglini, il prestito di 4 milioni che l'aveva fatto sarebbe stato infatti finalizzato ad ottenere da lei favori sessuali. Secondo il criminologo Ruben De Luca, è interessante notare come Milena utilizzi un modus operandi che si evolve nel corso della sua carriera criminale, anche se in esso si può effettivamente rilevare una componente di continuità, tipica di chi possiede un'affinità innata con l'atto di uccidere. Nonostante la donna colpisca Dalla Pozza alla testa e poi scappi senza spostare o nascondere il cadavere, sembra che una certa organizzazione sia comunque presente nel modo in cui agisce, tanto che poi tornerà sulla scena del crimine fingendo di scoprire casualmente il cadavere. Nel secondo delitto, invece, sembra che il metodo sia stato perfezionato. La vittima viene infatti dapprima stordita e uccisa soltanto in un secondo momento, mentre il corpo viene momentaneamente occultato prima della confessione. Infine, dopo aver compiuto il terzo omicidio, Milena arriva persino a trascinare via il corpo per molti metri nel tentativo di occultarlo e da crearsi un alibi credibile per il delitto. Si può dire, quindi, che nonostante l'assenza di una vera e propria firma, con l'omicidio di Porrello l'evoluzione in serial killer di Milena Quaglini si è giunta definitivamente al suo compimento. Grazie alle sue confessioni, le sentenze per i primi due delitti saranno molto generose nei confronti della Quaglini. La condanna in primo grado a 14 anni per l'omicidio del marito viene ridotta a 6 anni e 8 mesi, poiché le viene riconosciuta la semi-infermità mentale. Anche per il delitto Dalla Pozza la condanna è irrisoria. Soltanto un anno e 8 mesi per eccesso colposo di legittima difesa. Per il delitto Porrello, però, le cose cambiano. Già, perché viene eseguita una nuova perizia psichiatrica che smentisce le conclusioni di quelle precedenti. Milena viene descritta come una donna che si vede vittima degli eventi. Gli omicidi sono per lei degli atti di ribellione, di liberazione e di affermazione di sé, tanto che per lei il solo modo di rispondere alla violenza è tramite altra violenza. Milena Quaglini si vedeva davvero come un angelo sterminatore, come una creatura pura che non può in nessun modo ribellarsi ai soprusi se non con la vendetta e con la violenza. Ovvero attraverso il solo linguaggio che gli uomini avessero mai usato con lei. Anche la scelta delle sue vittime sembra da manuale. Si tratta infatti di soggetti trasversali, ovvero di feticci della persona che avrebbe dovuto essere il vero bersaglio della furia distruttrice di Milena, cioè suo padre, l'uomo alcolizzato e violento che le ha insegnato perfettamente cosa siano la sofferenza ed il disprezzo per la vita altrui. Come sempre accade in questi casi, una volta innescato, il ciclo della violenza si ripete, raggiungendo vette sempre più estreme e atroci. La Quaglini mostra anche un certo distacco quando parla dei suoi crimini, e lo fa senza alcuna ombra di rimorso o di turbamento emotivo, ma pare anzi lucida e fredda e persino a tratti compiaciuta. Tutti questi elementi
portano alla conclusione che Milena fosse in effetti capace di intendere e di volere durante il delitto Porrello. E così la prospettiva carceraria diventa assai più lunga e più minacciosa. La donna, che prima conduceva una vita piuttosto serena nel penitenziario, dipingendo e collaborando con le altre detenute, si fa sempre più cupa e riservata. L'inizio del processo per la morte di Angelo Porrello è previsto per il 24 ottobre del 2001, ma proprio qualche giorno prima, martedì 16 ottobre, succede qualcosa di inaspettato. In piena notte, la sorvegliante di turno trova Milena semi-incosciente con una striscia di lenzuolo stretta intorno al collo. La donna aveva infatti formato un cappio con le lenzuola e aveva tentato di soffocarsi. Quando la sorvegliante se ne accorge, la Quaglini respira ancora. Viene così trasferita d'urgenza in ospedale, ma sarà tutto inutile perché morirà soltanto qualche ora dopo. Non è da escludere l'ipotesi che la Quaglini soffrisse di depressione e che facesse uso di psicofarmaci e di sostanze alcoliche. In fondo, la donna aveva alle sue spalle un passato di violenze ed è possibile che, una volta arrestata, sia stata proprio la depressione a spingerla al suicidio. Dopo la sua morte viene ipotizzato un quarto delitto a Jesi, nelle Marche. Si tratta di un uomo morto misteriosamente nella sua abitazione, proprio mentre Milena viveva nella cittadina. Tuttavia, gli inquirenti non riescono a trovare delle prove che sostengano questa ipotesi, e ormai la sospettata numero uno non c'è più, ed è impossibile interrogarla. Qualunque sia la verità, Milena Quaglini rimarrà comunque negli annali di cronaca nera come una delle poche serial killer donne italiane. La sua è la storia di una donna sfortunata che probabilmente sarebbe andata diversamente se invece che abusi avesse ricevuto amore, ma è anche una storia di rivincita e di vendetta nei confronti di un'intera categoria. Una storia in cui bene e male, yin e yang, si fondono in una lucida e inarrestabile follia omicida. Avete ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale di Michele Dinnella, prodotto in collaborazione con Podcast Italia Network. Voce e testi di Michele Dinnella. Sound design e montaggio di Stefano Tumiati. Studio di registrazione Stripe Studio. Fonico di studio Federico Slaviero. Grafiche e animazioni di Michele Maruca. Supervisione di Matteo Ranzi. Con la partecipazione di Jessica Gentile.